Sono qui in qualità di presidente dell'associazione Pro Loco Montepulciano per farvi gli auguri di buon anno per l'incipiente 2021 che ci auguriamo tutti mandi il più lontano possibile dai nostri pensieri e dalla realtà questo 2020 così ahimè nefasto. E per farvi gli auguri a tutta la cittadinanza sono in questo luogo che ho preso come simbolo di Montepulciano, che è lo spalto del bastione di San Gallo all'entrata nord, diciamo, della cittadina di Montepulciano, in quello che possiamo definire il giardino del Conservatorio di San Girolamo. E con l'occasione passo la parola al presidente della Fondazione Conservatorio di San Girolamo, che oltre a farvi gli auguri, spenderà qualche parola per questo luogo urbano che è un vero brano della città di Montepulciano, molto importante, e che desideriamo far vivere ancora di più dalla nostra cittadinanza. Prego, passo la parola al signor Marcello Berna. Buongiorno a tutti, mi unisco agli auguri della nostra presidentessa e vi voglio fare due parole, parlare un po' del San Girolamo. Il San Girolamo è uno dei monumenti forse più belli di Montepulciano, ma non è conosciuto da pochissime persone. Invece bisognerebbe cercare di riportarlo ai vecchi fasti di una volta. Il San Girolamo è nato nel 1500, per cui ha una lunga storia. In questa lunga storia ha avuto dei momenti di grande splendore e dei momenti di un pochino più tristi. Attualmente siamo probabilmente nei momenti più tristi, perché nel 2008, come tutti sanno, c'è stato un incendio che ha distrutto mezzo conservatorio e ancora deve essere ricostruito. Però noi metteremo tutto l'impegno possibile per riportarlo a quello che era una volta il suo splendore, cercando di fare del San Girolamo qualcosa che sia di interesse per tutta la cittadinanza e sia un luogo che possa riunire un po' di persone e ritornare, come ho detto, ai fatti di una volta. Grazie a tutti, di nuovo tanti auguri e buongiorno. Buon 2021 a tutti!